Durante le Olimpiadi invernali 2022 non solo la torcia principale era alimentata ad idrogeno, ma nelle operazioni di trasporto anche gli autobus navetta hanno usufruito di questa nuova energia. Tutto il processo ha messo in evidenza un esempio dell'intera catena industriale di trasporto alimentato ad idrogeno. L'idrogeno, nuova fonte di energia a emissioni zero, è una delle più importanti direzioni di sviluppo. Sono molto onorato di poterne far parte ed essere testimone di questo percorso. Buongiorno, ingegner Zhu. Vengo per il rifornimento di idrogeno. Com'era la pressione prima? Ora è 10 mpa con una percorrenza di 23.000 km. Va bene. Resta ancora il 60%. L'idrogeno, in quanto elemento chimico, veniva inizialmente utilizzato in grandi quantità come agente riducente in diversi settori, tra cui la produzione dell'acciaio. Visto che può essere trasformato in energia elettrica, nel processo di elettrificazione, l'idrogeno può essere utilizzato in vari impianti, nei trasporti, per fonti elettriche di emergenza. La principale caratteristica dell'energia a idrogeno è il suo aspetto green, privo di emissioni di carbonio. Ad esempio, questo autobus navetta viene alimentato a idrogeno che reagisce con l'ossigeno dell'aria e produce corrente elettrica e vapore acqueo. Il cuore di tutto questo è la cella combustibile, perché è un importante dispositivo che converte l'idrogeno in elettricità. L'idrogeno, solo dopo essere stato convertito in elettricità, può essere considerato come una vera e propria fonte di energia. In questa fase tutti questi componenti vengono integrati nei nostri elettrodi a membrana. Dopo le prove dimostrative dei Giochi Olimpici Invernali 2022, che includevano pratica e dati raccolti, dovremmo migliorare ulteriormente in fase di produzione diversi aspetti, tra cui l'uniformità e il tasso di resa dei prodotti finiti, in modo da ridurre i costi complessivi di produzione. In precedenza facevamo ricerche sull'energia nucleare. Intorno al 2015, terminati gli studi, abbiamo iniziato a cercare nuove direzioni per la ricerca energetica. Con il progredire dei risultati abbiamo spostato gradualmente il focus della ricerca sulle principali tecnologie delle celle a combustibile e a idrogeno. Per molti anni, nei decenni precedenti, non essendoci la tecnologia delle celle a combustibile, l'idrogeno era utilizzato come sostanza chimica, ma non era mai stato considerato come una fonte di energia. Se vogliamo utilizzare l'idrogeno come fonte di energia su larga scala, il punto chiave è la cella a combustibile, visto che lo consideriamo un'importante futura fonte di energia alternativa. Speriamo di riuscire a raggiungere la nazionalizzazione delle tecnologie chiave per le celle a combustibile. Oggi il nostro paese dipende in larga misura dall'importazione di tutti i componenti principali delle celle a combustibile e idrogeno, per cui dobbiamo studiare e ricercare questi prodotti. La ricerca è stata veramente difficile. Abbiamo iniziato nel 2017 dal punto zero. Durante questa fase, diversi istituti di ricerca cinesi hanno effettuato per numerosi anni approfonditi lavori di ricerca, senza evidenti risultati nel campo dell'industrializzazione. Per noi era innanzitutto un compito molto importante che richiedeva elevati requisiti tecnici e lo sviluppo simultaneo di diverse ricerche tecnologiche. Anche i tempi erano molto stretti. Guarda lo stato delle cose laggiù. È tutto a posto. Perfetto. È staccato. Negli anni passati, nel corso dell'intera ricerca, mia moglie diceva che per me la casa era un albergo, che ogni notte tornavo a casa solo per dormire. Se considerassi questo lavoro solo come una professione, probabilmente penserei al rapporto qualità-prezzo e cercherei di capire se valga la pena spendere così tanto. Tuttavia, se lo considerassi un obiettivo, non mi farei questa domanda. Si tratta di un lavoro che voglio fare. È una cosa che faccio volentieri per valore personale. Guardate gli altri parametri e procedete ai controlli passo dopo passo. Qui tutto a posto, la valvola di sicurezza è ok, anche il riduttore di pressione è regolare. Dei 5 componenti chiave che abbiamo fino ad ora progettato indipendentemente, abbiamo realizzato la produzione per lotti del catalizzatore, della membrana a scambio protonico, della piastra bipolare e degli elettrodi a membrana che sono stati utilizzati in modo esemplare durante le Olimpiadi 2022.
Il debutto degli autobus navetta a idrogeno alle Olimpiadi Invernali 2022 è infatti una dimostrazione dell'equivalenza tra il nostro marchio cinese e i marchi stranieri. Dal punto di vista dell'operatività non siamo indietro. Abbiamo assolto congiuntamente tutte le missioni operative dei Giochi Olimpici 2022. Oggi questi autobus vengono utilizzati come pulmini, come navette tra i diversi terminal degli aeroporti, a volte anche per attività commerciali o come pullman turistici. Guardando al passato, le dimostrazioni delle applicazioni dell'energia a idrogeno alle Olimpiadi 2022 erano solo l'inizio. Il futuro dell'energia a idrogeno avrà sempre più margine di sviluppo. Come operatore del settore e come membro della grande nave dell'industria dell'energia a idrogeno, sono molto emozionato perché questa nave andrà nella direzione ecologica, a basse emissioni di carbonio.